Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, è venuto a trovarci Einar. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao. Allora, dunque, la prima serata è andata, ma io voglio sapere come l'hai vissuta, come ti sei preparato, se hai dormito, se hai mangiato. Ho dormito, sì, tanto, anche perché quando sono teso io dormo proprio, veramente? Cioè, veramente, come se fossi un orso. Addirittura, quindi sì. Anche con tensione, così no, riesci a anzi, rilassarti. Proprio, sì, infatti mi fa proprio ci tipo questo effetto, no? Mi fa crollo proprio. Devi dirci il tuo segreto. Non lo so, però forse è meglio così, perché se stessi sveglio tutta la notte sarebbe anche un po' critica. Ieri ho rotto il ghiaccio, l'ho fatto, cioè tipo è stato molto intensivo ieri, no? Perché comunque un palco come questo qua, no? Cioè, tipo dell'Ariston, non è una cosa che capita sempre, tutti i giorni. Io che sono giovanissimo praticamente, già essere qua per me è veramente un passo molto grande e sono contentissimo e fiero di essere qua, quindi va bene così. Cosa hai pensato appena sei arrivato sul palco? Prima di salire ho pensato a mio padre, prima cosa che ho fatto. E dopodiché ho detto, perché ero molto teso, no? Ero proprio tesissimo, però avevo anche voglia di fare, no? Volevo fare proprio bene. E ero teso, però ho detto, mi raccomando, adesso vai lì, fai quello che sai fare e cerca di stare tranquillo. È stata dura, però comunque ce l'ho fatta e l'hai fatto molto contento. Bene. Perché sono davvero contento di ieri sera. E adesso cerco di fare sempre meglio perché abbiamo rotto il ghiaccio. Bravo, quindi, hai rotto il ghiaccio. Possiamo soltanto che fare meglio, migliorare. Allora, il tuo brano, Parole Nuove, è una storia d'amore complicata. Sì, è un po' strana perché c'è lui che ama tanto fare la sua musica e lei che dice, cavolo, ma ami più la musica che me, no? E invece vuole soltanto dire che lui ama fare questa cosa qua e se lei lo ama dovrebbe accettare quello che lui fa, no? E quindi è un po' questa cosa qua che voglio raccontare, no? Che chi ti ama comunque ti segue sempre e ti dà sempre ottime cose. Consigli e tutto quanto. Dovrebbe essere così, in effetti. Sì, certo. Esatto. Dunque, ti sei impegnato tantissimo in questi ultimi mesi, sei cresciuto molto, anche con i consigli di qualcuno. Abbiamo visto l'abbraccio intenso con Paola Turci. Sì, mi ha detto tante cose carine. La prima mi ha detto, mi raccomando, goditela, stai tranquillo, sereno. Lo so che non è facile, e infatti non è stato facile. Però sono stati tutti bravi, anche Renga mi ha detto mi raccomando goditela, Arisa la stessa cosa, Nek, quindi per me stare qua con loro è veramente un sogno, no? Perché loro sono i big, io comunque ho ancora questo piccolo zainetto dietro che sto comunque caricando, loro hanno già proprio uno zaino e quindi imparo, no? Io guardo, imparo, rubo un po' quello che c'è da rubare e cresco così, no? Poi adesso studio tanto, sto studiando tanto, perché credo, è quello che vorrei fare, quindi io cerco di mettercela tutta. Stai lavorando al tuo nuovo album che uscirà il 15 febbraio? 15 febbraio, sì, sono davvero contento anche lì perché è il mio primo album proprio con tutti, tipo brani miei, no? E poi questo album ha dentro dei brani che parlano tanto di me, no? Due brani che parlano proprio di me e di una cosa mia, no? Tipo successa. E poi tutti questi brani me li sento miei e sono davvero contento perché avrò un album tutto mio. Non vediamo l'ora di ascoltarlo. È davvero, sì, non vedo l'ora di farlo anche sentire a tutti quanti. Venerdì sera invece duetterai con? Con Biondo, sono davvero contento anche lì perché siamo molto, tipo amici, no? E lui gli dà questo tocco di freschezza in più, no? Perché lui è uno, sai, che ci fa piacere, un buonaccione e ci dà quel tocco giusto e sono davvero felice. Ci puoi svelare qualcosa o non si può dire niente? Ma la canzone cambierà sicuramente, no? Non proprio stratanto, perché non voglio comunque cambiare tutto, no? Voglio comunque essere sempre io, semplice. Ho cercato di cambiare poco per lui, no? Così almeno lui si sentiva un po' tranquillo. Credo che sia una bella cosa, credo che sia uscita una bella cosa. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Senti, dopo me lo diranno il pubblico, certo. Insomma. E dopo questa settimana sanremese, dopo questo frullatore, che cosa fare? Ti rilasserai un attimo o si ripartirà subito? Mi rilasserò, credo, per qualche giorno, ma sarà una cosa di un giorno o due. Dopodiché parto con il mio in store.
per non so quanto tempo, e quindi mi butto di nuovo in mezzo al pubblico. E poi ci sarà il tour quello mondiale, quello che ho vinto con Sanremo Giovani, che anche lì è veramente una cosa veramente molto grande. E dopodiché, se andrà tutto bene, comunque stiamo ancora capendo, valutando un mio tour, perché no? Quindi quest'anno è veramente un anno molto bello e sono davvero contento. Beh, allora noi continueremo anche a seguirti sui social. Grazie. Per scoprire un po' tutte le date. Esattamente, sì, non vedo l'ora. Quest'anno è veramente un anno super. Bene, grazie Einar per essere stato con noi. Grazie. E in bocca al lupo. Viva il lupo, ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Ital Pizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.